Centinaia di migliaia di anni fa, l'Homo sapiens ha fatto la sua comparsa sulla Terra. I nostri antenati avevano a disposizione foreste, oceani, metalli, vulcani. Un mondo ricco di meraviglie ancora da scoprire. Ora, come sia stato possibile assemblare i pezzi di quel meraviglioso giardino e arrivare a creare, secolo dopo secolo, cose come la lampadina, la macchina fotografica, la connessione a internet, ecco, se uno ci pensa, è quasi un mistero. Prendiamo un'invenzione che fa parte ormai della nostra quotidianità, l'aeroplano. Se apparisse davanti a voi un uomo del 1500, sareste in grado di spiegargli come funziona? Io credo che la maggior parte di noi se la caverebbe come Benigni e Troisi nel film Non ci resta che piangere, quando i due, improvvisamente scaraventati nel passato, cercano di spiegare a un Leonardo da Vinci giustamente perplesso come si costruisce un treno. Alcuni oggetti che fanno parte del nostro quotidiano sono stati inventati in tempi più recenti di quanto potremmo pensare. E non perché la tecnologia fino a quel momento non lo consentisse, ma semplicemente perché nessuno ci aveva pensato prima. Un esempio: fino al 1901 le carrozze dei treni venivano pulite con una macchina soffiatrice. C'è una ventola che sparava lontano lo sporco, un po' come fanno i giardinieri quando ammucchiano le foglie secche. Insomma, una macchina che non risolveva il problema, ma lo spostava semplicemente da un'altra parte, come ogni tanto, mi sa, facciamo tutti. Un ingegnere inglese che si chiamava Hubert Booth, invece, decise di approcciare il problema diversamente e pensò: ma non sarebbe più igienico aspirare lo sporco e radunarlo tutto in un unico serbatoio, invece che soffiarlo via lontano? Nacque così l'aspirapolvere elettrico. Ma ora giustamente vi chiederete perché siamo finiti a parlare di aspirapolveri. Il primo motivo è che vorrei anch'io uno Hubert Booth a mettere ordine nella mia vita. Il secondo è che molte buone idee, secondo me, hanno una caratteristica in comune. Sembrano semplici. Eppure c'è qualcuno che quella soluzione l'ha vista prima di tutti gli altri. Ed è quel qualcuno che fa la differenza. Sono Fabio Salamida e questo è Tuned, un podcast che racconta le storie, i percorsi e il lavoro svolto dagli innovatori del presente per creare le soluzioni del futuro. Tuned è un podcast promosso da Aeroporti di Roma e prodotto da Cora Media. Scusate ragazzi, ma non posso proprio venire, ero sul taxi ma sono dovuto tornare indietro per un problema imprevisto al robot. Allora, io ero partito da lontano, parlando di grandi invenzioni dell'umanità e cose così. Ma ecco che Andrea Saliola, uno dei due ospiti di questa puntata, mi ha riportato subito con i piedi per terra, così, dandomi buca. Ovviamente scherzo, ma a causa di un imprevisto da start-upper, diciamo così, Andrea ha risposto alle mie domande tramite messaggio vocale. Pierpaolo Ceccaranelli, invece, il secondo ospite della puntata, ha registrato in studio. Prima di andare avanti, vi voglio presentare meglio questi due ragazzi. Pierpaolo e Andrea hanno 26 anni, sono entrambi laureati in ingegneria edile e architettura a Tor Vergata e hanno fondato Pixis, una startup che vuole rivoluzionare il modo in cui puliamo le nostre città. Andrea e Pierpaolo si conoscono da tanto tempo e devo dire che la chimica tra di loro è evidente. Ecco cosa mi ha raccontato Andrea con un messaggio vocale a proposito della loro amicizia. Allora, io Pierpaolo lo conosco dai primi anni del liceo. Eravamo stesso gruppo di amici, non stesso liceo. E sostanzialmente, quindi ci conosciamo da 12 anni. Poi abbiamo fatto lo stesso percorso all'università. E poi era quasi, diciamo, venuto naturale proseguire un percorso anche lavorativo e imprenditoriale insieme. Ed è effettivamente un matrimonio, perché comunque lo devi sopportare, specialmente lui, tutti i giorni, che diventa anche abbastanza complicato. No, scherzi a parte. Sì, è nata così, è venuta proprio naturale come cosa. Da quando ci conosciamo ci siamo trovati sugli stessi concetti, stesse visioni, stessa voglia di fare alla fine. Ed ecco la versione di Pierpaolo. Siamo carissimi amici, che a volte può anche essere un problema per il lavoro, però non nel nostro caso. E quello che penso che ci dà valore è anche il fatto che abbiamo fatto insieme il percorso di studi, che è un percorso di studi molto pratico e quindi ci ha sempre insegnato a lavorare in team. Quindi noi siamo bravissimi a dire cretinate fino alle 8:30, poi dalle 8:31 in realtà ci trattiamo come due perfetti sconosciuti. Insomma, ricapitoliamo. I protagonisti di questa storia sono due amici laureati in architettura, animati da una grande voglia di fare e anche da una certa attitudine al cazzeggio che a me sembra molto sana. Questo fatto degli studi in architettura salta subito all'occhio,
perché è proprio in questo ambiente che Andrea e Pierpaolo hanno iniziato a fantasticare su come dare vita a un ambiente urbano nuovo, diverso, una città del futuro. Ci siamo immaginati di avere una città che fosse più autosufficiente e più sostenibile attraverso le nuove tecnologie. E diciamo il nostro concetto di base è quello di rifarsi anche a chi le aveva immaginate già prima di noi, perché c'è un filo conduttore quando si immaginano città nuove, dalle avanguardie di Archigram, Superstudio, Archizoom, in cui si riusciva già a percepire come le correnti tecnologie avessero un impatto positivo sulla vita delle persone, cambiando piccole cose. Ammetto di aver dovuto googolare Archigram, che brutta parola che ho usato. Fatelo anche voi, si apre un mondo interessante. E comunque mi piace molto questo concetto delle piccole cose che possono migliorare le nostre vite. Uno fa innovazione non solo per salvare il pianeta dalla catastrofe ambientale, che poi è un principio che noi sposiamo, ma anche per risolvere banalmente piccoli problemi dall'attraversare una strada e quindi un semaforo IoT piuttosto che un cestino intelligente che semplifica la logistica dell'operatore che lo deve svuotare. All'inizio di questo episodio ho accennato al fatto che alcune cose che oggi diamo per scontate sono in realtà invenzioni che risalgono a poco tempo fa. Ad esempio, oggi vogliamo che le città in cui viviamo siano pulite e decorose. Lo so, purtroppo non è sempre così. Ne sanno qualcosa i poveri cinghiali di Roma. Ma il concetto di pulizia delle città è relativamente recente. Fino alla metà dell'Ottocento e oltre, metropoli come Londra o Parigi avevano grossi problemi di igiene. Per dire, nel 1858 a Londra, un sistema fognario inefficiente e un'estate particolarmente calda causarono un fenomeno ancora oggi ricordato come la grande puzza. Per fortuna, dove c'è un problema c'è sempre qualcuno che cerca una soluzione. E così abbiamo iniziato a pulire le strade, a renderla una priorità, e anche a costruire delle macchine che potessero aiutarci a farlo. Il primo prototipo di una spazzatrice stradale, ovvero quella specie di camionetta per pulire le strade che usiamo ancora oggi, che ci troviamo sempre davanti quando andiamo di fretta, risale al 1846, pensate, ed è merito di un ingegnere inglese, Sir Joseph Whitworth. Si trattava all'epoca di un macchinario con spazzole abbastanza simili a quelle delle moderne spazzatrici, ma il tutto era trainato da un cavallo. Comunque, dicevamo, con l'intento di risolvere un problema quotidiano, Andrea e Pierpaolo hanno dato vita al loro progetto che, come vi ho già detto, si chiama Pixis. Usiamo già dei robot per pulire le nostre case, hanno pensato, quindi perché non applicare lo stesso principio agli spazi pubblici? Pierpaolo ci ha spiegato come funziona Pixis. Immaginati una panchina che funziona come base di ricarica per due robot mobili autonomi che sono in grado di pulire autonomamente lo spazio urbano, grandi spazi indoor e outdoor. Il funzionamento è molto semplice. Ci sta la panchina con i pannelli che catturano l'energia solare per ricaricare i robot. Quando i robot sono carichi, si sganciano dalla panchina per pulire l'invaso urbano. E una volta che hanno svolto il loro compito, questi ritornano all'interno della panchina sia per ricaricarsi che per notificare un operatore ecologico che li svuoterà come dei normali cestini. In questo caso raggiungi l'obiettivo di avere una città che si pulisce da sola, perché se ci pensi le città sono fatte di panchine, di fontane, di cestini e di pochi elementi, e sicuramente la panchina è uno degli elementi principe dell'idea di città che ognuno di noi ha, e noi gli diamo una nuova funzione. Ecco, io sono una persona che si diverte con poco, mi rendo conto. Ma quando ho pensato a Pixis, ho subito immaginato questa panchina che all'improvviso si anima e l'aspirapolvere che inizia a pulire la strada sotto gli occhi dei pensionati che ovviamente iniziano a dare indicazioni al robot come farebbero con i cantieri. Scusate. Comunque, la startup di Andrea e Pierpaolo è stata selezionata per partecipare al Runway to the Future, il programma di accelerazione che si svolge nell'Innovation Hub di Aeroporti di Roma e che ha proprio l'obiettivo di supportare le imprese più giovani. Ecco, gli aeroporti, parliamone. In passato sono stati considerati dei posti dove si va solo quando si è di passaggio, senza prestare troppa attenzione al contesto. Oggi però questa concezione è decisamente cambiata e l'aeroporto è sempre più parte integrante dell'esperienza del viaggio. Io ad esempio ci passo molto tempo perché la mia compagna, che ha costantemente paura di perdere aerei, treni, autobus, calessi, trainati da asinelli, cammelli e pedalò, vuole arrivare al gate molte ore prima della partenza. Gli scali romani sono un ottimo esempio di questo processo di trasformazione degli aeroporti da luoghi di passaggio a luoghi da apprezzare e ricordare. E poi anche le aspettative dei passeggeri sono sempre più alte.
In aeroporto ci aspettiamo di trovare del cibo, delle sedie sulle quali aspettare il nostro volo e magari poter lavorare. E certamente ci aspettiamo che sia pulito. Ma come funziona Pixis in questo ambiente? Allora, all'interno di un aeroporto il nostro dispositivo funziona allo stesso modo, perché se ci pensi l'aeroporto è una città in miniatura. Immaginiamoci ad esempio di metterlo sotto una pensilina al kiss and go all'arrivo del terminal, quando siamo pronti per partire, e troveremo lì la nostra panchina che si ricarica con l'energia solare e che può anche ricaricare i nostri dispositivi come iPhone, tablet con tecnologia wireless. E su questa panchina ci sono sotto, agganciati in docking, due robot che in maniera opportuna si sganciano e puliscono tutta la parte esterna dell'aeroporto, evitando gli ostacoli e raccogliendo i rifiuti, mantenendo il terminal costantemente pulito e dandogli un'immagine sicuramente innovativa e sostenibile. La parte più interessante è quella che lui lavora sulla base di quello che è la necessità di pulizia. Infatti dobbiamo pensare che i dispositivi sono ricchissimi di sensori che ci permettono di identificare i rifiuti che noi incontriamo durante il percorso. Quindi quando i dispositivi navigano raccolgono dati sui rifiuti, cioè dove si trovano più spesso i rifiuti e in che momento della giornata. In questo modo siamo in grado di programmare l'operatività delle macchine in maniera intelligente, contribuendo a ridurre i costi e soprattutto i consumi dal punto di vista energetico. Arrivati a questo punto, sento il bisogno di riavvolgere il nastro e tornare alle fasi iniziali della creazione di Pixis. Torniamo al momento in cui Andrea e Pierpaolo hanno avuto la loro idea e si apprestano a realizzarla. Che cosa hanno fatto concretamente? Noi, forse anche per il percorso che avevamo fatto, che ci aveva un po' plasmato come architetti, avevamo la necessità di avere qualcosa di tangibile, quindi di dare forma a qualcosa. C'è chi invece va più su immagini visive o landing page, siti web. Noi invece abbiamo detto ok, disegnare la sappiamo disegnare, progettare lo sappiamo progettare, e abbiamo comprato una stampante 3D, ci siamo riuniti in un appartamento che Andrea aveva e siamo stati letteralmente lì 3 mesi a stampare questo mega robot, perché stampato in 3D comunque il primo era circa 50 cm per 50 cm per 50 cm, che per la tecnologia di stampa 3D domestica, perché non avevamo le risorse per comprare una roba super sofisticata industriale, è una dimensione molto importante. Considera che le stampe duravano anche 10 giorni di fila in cui devi stare lì a dormire, perché se qualcosa va storto rischi addirittura che ti prende fuoco la stampante. Ecco, questa stampante 3D inizialmente non è stata molto amichevole. Sì, avevamo un appartamento e cioè, fa strano, ma non te lo sto dicendo perché fa molto mito della startup, ma abbiamo letteralmente dormito là, ma non perché ci piacesse particolarmente, anzi per me era proprio un incubo, ma perché la stampante la dovevamo controllare. Quindi Andrea ha detto ok, ci sta mio padre che ci dà le chiavi di questo appartamento, ma se gli facciamo per qualche motivo un danno ci ammazza. quindi insomma, per evitare incendi, problemi, abbiamo sempre dormito là. Devi anche considerare che il primo giorno che abbiamo cominciato a stampare avevamo ordinato questa stampante dalla Cina, che ovviamente non aveva nessun tipo di certificazione o niente. Era, mi ricordo, fine estate, quindi stavamo un po' anche festeggiando, eravamo appena laureati, abbiamo detto partiamo con questo progetto. Quindi avevamo la stampante che funzionava e stavamo nel giardinetto fuori di questo appartamento, e a un certo punto sentiamo un botto clamoroso e era completamente saltata, perché l'alimentazione era andata in affanno e si era completamente rotta. Quindi diciamo, siamo partiti proprio col piede sbagliato, e da quel giorno abbiamo detto ok, la dobbiamo controllare tutti i giorni, tutto il giorno. Quindi sì, sono stati 3 mesi di inferno, che però ne è valsa la pena. A questo punto, come si suol dire, la domanda sorge spontanea. Andrea e Pierpaolo hanno tenuto la maledetta stampante 3D anche dopo questo incidente? Sì, abbiamo tenuto la stessa stampante che è arrivata in fondo al prototipo, perché il prototipo è fatto di N pezzi che poi sono stati letteralmente messi insieme con carta vetrata e colle di vario tipo. È arrivata fino in fondo che si teneva insieme con lo scotch, cioè erano pezzi che saltavano durante i processi di stampa che noi avevamo rincollato con lo scotch. Come abbiamo finito quel prototipo, l'abbiamo tirata in cantina e successivamente rottamata, e adesso non la voglio più vedere. Ma c'è pure una seconda domanda che mi sorge spontanea. Come hanno fatto degli architetti ingegneri a costruire un robot così, dal nulla? Una domanda legittima. E sostanzialmente quello di cui ci siamo occupati noi all'inizio era partire da un'idea, che è appunto una visione di città che fosse in qualche modo aiutata dalla tecnologia, passando per gli elementi della città stessa, e quindi in questo caso delle panchine che venissero automatizzate. Poi per mettere a terra un'idea
ti serve anche tutta la componente tecnica, no? E per far sì che un oggetto d'architettura prenda vita in un certo senso, ti serve la robotica e l'intelligenza artificiale. E quindi a quel punto noi ci siamo chiesti, ok, qui le nostre competenze in un certo senso si fermano, dobbiamo ampliare il team per renderla effettivamente concreta, e quindi ci siamo avvalsi di ragazzi super intraprendenti, specialmente della Sapienza, che studiano robotica e intelligenza artificiale, con cui abbiamo sviluppato la parte software del robot. Sono Marco, Michele, Matteo, e adesso sono parte integrante del team e stiamo lavorando per migliorare quello che è stato fatto. C'è una cosa che mi colpisce sempre un po' della narrazione sul mondo delle startup. Mi sembra sempre tutto molto serio, un po' ingessato, come se si fosse sempre così ansiosi di condividere i successi da dimenticare che anche le difficoltà sono parte importante della storia. Andrea e Pierpaolo mi sembrano persone schiette e sincere, quindi ho provato a indagare su questo fronte. Insomma, siamo giunti al momento emotivo della nostra storia. Vi risparmio il pianoforte in sottofondo, però voglio davvero sapere se ci sono stati dei momenti difficili. E Pierpaolo ne ha raccontato uno. Avevamo realizzato il prototipo, ci stava il primo interesse di alcune persone, però non riuscivamo ad avere qualcuno che ci sostenesse finanziariamente. Considera che noi ci eravamo appena laureati, quindi era anche difficile per dei ragazzi che si sono subito buttati in questa avventura, magari dopo un anno, non avere più i fondi e non capire come finanziarsi per dare vita al progetto. A questo ci devi aggiungere pure che dopo un po' i nostri genitori avevano detto ok, sì, siamo contenti, crediamo in voi, buttatevi in questa cosa, però dopo un po' dicevano ok, voi avete una laurea in ingegneria, adesso state qui quasi da un anno, cioè questo rischio non è più ripagato, che volete fare? Quindi un po' queste cose ci portavano ad avere un po' paura. E non ti nascondo che a un certo punto stavamo quasi per dire vabbè, non chiudiamola costantemente, però invece che starci full time tutti i giorni, mettiamola un po' da parte e cominciamo a vedere di trovare un piano B, e poi se troviamo il modo di farla partire, la facciamo ripartire. Un giorno stava cominciando l'estate scorsa, avevamo una delle tantissime call con gli investitori, già ci aspettavamo la risposta, nel senso sì, bella idea, però è troppo presto, provate a portare un po' più risultati e poi magari richiamatemi, che è la classica risposta che ti dà qualcuno quando non è veramente convinto di quello che stai facendo. E invece, in realtà, questo investitore con cui stavamo parlando, finiamo la presentazione, ci guarda e fa: io sono molto interessato ad investire nella vostra società. Beh, vabbè, come puoi immaginare, noi stavamo in uno pseudo ufficio, quindi c'era Andrea che stava in una stanza, io letteralmente a 2 metri, quindi per dare l'impressione che stavamo in una vera e propria sede, ma in realtà l'unica cosa che volevamo fare era dire va bene, arrivederci, allora ci aggiorniamo per le carte tra X giorni. Era quindi chiudere il PC e cominciare a saltare. Effettivamente è stato così, è stato uno dei momenti più belli dell'ultimo anno. A questo punto vorrei tornare lì dove abbiamo iniziato questa puntata, ovvero alle invenzioni. Una buona idea può cambiare la vita di chi l'ha avuta, ma un'ottima idea può cambiare la vita di tante persone. Per questo mi piacerebbe rendere giustizia in questo podcast a invenzioni e inventori dei quali ci siamo dimenticati troppo presto. Domanda per i nostri protagonisti di oggi. Qual è l'idea che avreste voluto avere voi? La cosa che avreste voluto inventare? Vale tutto, anche le grandi idee del passato. Allora, ti dico la verità, io come persona che lavora nell'ambito delle startup sono molto affascinato da chi ha dato forma a tutto ciò che è sharing. Cioè, sono affascinato da chi un giorno si è svegliato un po' come con Uber per le macchine, ha detto perché la mobilità non può diventare condivisa, o lo stesso discorso di Airbnb. Cioè, ammiro molto questa loro visione che hanno avuto, perché sono cose che per noi adesso sono normali, ma 20 anni fa erano assurde. Personalmente un'invenzione che reputo geniale, sembrerà banale, l'iPhone del caro Steve Jobs. La parte geniale è stata mettere insieme delle cose che già esistevano, no? Per creare un prodotto nuovo che non esisteva, perché avevi già i telefoni con la tastiera, avevi i computer, e quando è riuscito a rendere un telefono, un computer, al di là del concetto stesso, aveva un design incredibile, è entrata nelle case di tutti, e allora lì capisci che hai portato una cosa che veramente cambia la vita di tutti i giorni. Ecco, perché innovare non vuol dire necessariamente inventare qualcosa da zero, anzi,
spesso significa tenere gli occhi aperti sulle cose che già esistono, per vedere delle potenzialità che nessuno aveva notato prima. Fare innovazione per me non significa per forza inventare. Sai, c'è una differenza tra scoprire una cosa, quindi si scopre l'elettricità, e si inventa un'altra cosa, si crea un'altra cosa. Scoprire vuol dire che quella cosa c'è già e tu l'hai trovata. Inventare vuol dire che stai creando una cosa nuova. Adesso tutto quello che si inventa viaggia su due binari che sono due possibilità diverse. Uno è applicare un oggetto, un concetto in un segmento di mercato nuovo. Allora lì stai scoprendo che quella cosa che funziona da un'altra parte la applichi in un altro segmento di mercato e funziona. Lì hai inventato, hai innovato in quel senso. E un'altra invece è mettere insieme pezzi che già esistono per creare un nuovo prodotto. Mi piace molto questo concetto di innovazione, adattare ciò che già esiste per trovare soluzioni migliori. E forse il genio è proprio questo, la capacità di trovare un punto di vista differente, di saper cambiare la prospettiva laddove tutti vedono o pensano di vedere la stessa cosa. Tuned è una serie podcast scritta da Ilaria Urru, promossa da Aeroporti di Roma e prodotta da Cora Media. Il fonico di presa diretta è Filippo Mainardi. Le registrazioni in studio sono di Matteo Flandina per Chaos Sound. La post-produzione e il sound design sono di Davide De Benedetti per Filmico. La supervisione del suono e della musica è di Andrea Girelli. La producer è Monia Donati. La cura editoriale è di Graziano Nani. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL.